Poi c'è il 24. Allora, dunque, l'ultima volta abbiamo visto l'operazione più complicata che ci troveremo a fare con numeri complessi, cioè l'estrazione di radice ennesima. Come funzionava? Allora, c'era un'equazione, l'equazione z è dato, invece n è dato, w invece è dato, trovare. Questo è un caso particolare di un polinomio di grado n, poi enunceremo un teorema generale che non dimostreremo, però diciamo per questo particolare polinomio molto semplice, sempre semplificato perché c'è un termine di grado n più un termine noto, sappiamo che ci sono n soluzioni distinte se z è diverso da 0, quindi se z è diverso da 0 n soluzioni distinte, e queste soluzioni sono i vertici di un poligono regolare, quindi sono i vertici di un poligono regolare di n lati centrato nell'origine. Va bene? Allora, come si fa a determinare questo poligono? Allora, si fa così, vi spiego brevemente. Allora, si scrive W in forma esponenziale e questo lo si eleva alla n, poi si pone uguale questo a z per e zeta, poi si svolge, in questo modo recuperiamo come si fanno le potenze di un numero complesso in forma esponenziale, che questo diventa w alla n per e di n, questo deve essere uguale a questo. Quando avete due numeri in forma esponenziale, per essere uguali devono essere uguali, diciamo, i moduli, quindi vuol dire che w è uguale alla radice ennesima di zeta, questa è la vecchia radice ennesima sui numeri, definita sui numeri reali, e questo è, diciamo, il raggio della circonferenza nel quale è scritto. Allora, ci sono dei disperati che sono scomparsi, adesso riappariranno. Allora, quindi questo è, diciamo, il modulo, diciamo, è la distanza dall'origine dove stanno questi punti, e poi bisogna individuare anche gli angoli. Allora, per fare gli angoli ci sono k valori, ci sono n valori, e questi n valori come li individuiamo? Basta prendere questo e dividerlo per n e poi sommare 2k pi greco diviso n e far variare k da 0 a n-1, va bene? In questo modo ottenete tutte diciamo n soluzioni, bene? Quindi si individua una e poi si individuano anche automaticamente tutte le altre che stanno. Ok? Seconda di n. Allora, qual è invece, diciamo così, abbiamo visto qualche esempio di applicazione di questo di queste cose, per esempio la risoluzione di un polinomio di secondo grado. Per un polinomio di secondo grado, qui l'incognita, adesso la richiamiamo di nuovo z, vale comunque sempre la solita formula per la risoluzione, quindi qui ci sono due soluzioni, e queste due soluzioni contate con la molteplicità, ce ne potrebbe essere una doppia, va bene? Però non c'è più il fatto di dover distinguere se delta è maggiore o minore di 0. Allora la formula è meno b meno radice di delta fra 2a, e delta è un numero complesso, un numero complesso, va bene? Allora qui casomai, ecco, l'unica cosa da distinguere è se questo delta è uguale a 0 o meno. Se delta è uguale a 0 vuol dire che c'è una radice doppia, la radice doppia è meno b su 2a, se invece delta è diverso da 0, vi ricordo che con numeri complessi non si può chiedere se un numero complesso è maggiore o minore di 0, dovete distinguere se è uguale a 0 o diverso da 0. Se è diverso da 0, questa operazione qui
vuol dire estrai le radici quadrate di delta, siccome le radici quadrate sono due e sono i vertici di un poligono regolare di due lati, cioè sono due punti opposti, avete che questo spiega, diciamo, perché qui c'è il segno più o meno, perché se ne trova una e l'altra sta è opposta, va bene? Ecco, c'è un teorema più generale che si chiama teorema fondamentale dell'algebra, e che, diciamo, ve lo ritroverete anche in altri contesti, perché, diciamo, è il teorema che spiega un po' cosa uno si deve aspettare quando uno cerca di risolvere un'equazione polinomiale. Quindi se uno ha un polinomio, adesso d'ora in poi dovete, diciamo, spesso pensare ai polinomi come a, diciamo, equazioni sui numeri complessi, eh? Avete un polinomio dove, diciamo, i coefficienti sono complessi e anche z è complesso. Questo polinomio ha n radici, va bene, ha n soluzioni. Quindi, dato un polinomio di grado n, quindi questo diverso da 0, ha n soluzioni. E tra parentesi, bisogna mettere sempre contate con la molteplicità. Adesso vi faccio un esempio per spiegarvi cosa vuol dire. Va bene? Allora, cosa vuol dire? Lo spiego subito. Allora, facciamo un esempio. Per esempio, non so, z quadro più 1 per z quadro meno 2, eh? Questo qui, diciamo, se lo svolgete un polinomio di quarto grado, sarebbe z alla quarta meno z quadro meno 2, eh? Se dovete risolvere un polinomio di soluzione di questo, può essere complicato trovarle, perché appunto non ci sono, dal grado 4 in poi non ci sono formule esplicite. I casi che vedrete sono cose che si possono fare individuando qualche soluzione, eventualmente dividendo il polinomio. Comunque, questo è un polinomio di grado 4 e qui le radici sono 4 e sono tutte distinte, perché questo si fattorizza in questo modo, poi quando si uguaglia a 0 basta risolvere questo polinomio uguale a 0, questo polinomio qui vi dà le radici più e meno i, e questo invece è z quadro uguale a 2, questo vi dà anche questo, vi dà due radici che sono più e meno radice di 2. Quindi sono 4 soluzioni complesse, a n soluzioni complesse. Quindi se lo vedevate sui numeri reali questo avrebbe avuto solo due soluzioni, va bene? Invece sui complessi ce n'ha 4. In questo caso hanno tutte quante molteplicità 1, perché ogni fattore z meno radice di 2 o z più radice di 2 compare una sola volta. Se per esempio qui fosse, diciamo, al quadrato, se il polinomio fosse così, togliamo il prodotto così, se il polinomio fosse questo, immaginate di averlo, diciamo, di aver fatto lo sviluppo, allora cosa avremo? Avremo che queste soluzioni sono contate ognuna con molteplicità 2, quindi queste hanno molteplicità 2, queste invece hanno molteplicità 1, e quindi in totale sono 2 per 2 fa 4 più 2 fa 6, quindi questo che è un polinomio di grado 6 ha 6 soluzioni. Bene, non sono tutte distinte, sono 2 con molteplicità 2 e 1 invece con 2 con molteplicità 1. Un'altra osservazione da fare: se diciamo il polinomio ha tutti i coefficienti reali, come in questo caso, se lo voi lo svolgete tutti i coefficienti sono reali, allora ci possono essere delle soluzioni complesse, ma queste sono sempre complesse coniugate, quindi non potete avere, diciamo, se c'è una soluzione come per esempio i, va bene, se i coefficienti sono tutti reali deve esserci anche meno i, va bene? Quindi nel caso di coefficienti reali compaiono sempre a coppie.
Allora, appunto, questo è il teorema fondamentale dell'algebra, non serve solo per l'algebra, perché per esempio quando farete, chi farà sistemi dinamici, ma ce li ritroveremo anche quando faremo le equazioni differenziali, spesso a un'equazione differenziale o ad una matrice si associa un polinomio, e spesso di questo polinomio servono le radici, non tanto, diciamo, non solo i valori delle radici, ma anche la loro molteplicità, e poi la molteplicità a seconda del contesto ha varie interpretazioni. Quindi è importante conoscere questo teorema e rendersi conto che c'è questo problema del conteggio delle soluzioni, in maniera tale da far sì che venga fuori il grado del polinomio. Allora, facciamo qualche esercizio. Allora, per esempio, proviamo a fare questo, no? Allora, questo sta sulle dispense, e l'esempio 7.2, adesso provo a farlo in un altro modo, va bene? Allora, diciamo, la prima parte è in comune con la risoluzione che c'è sulle dispense, poi cambio un po' leggermente. Allora, questo qui è un polinomio di quarto grado, poi a voi non serve sapere la formula di risoluzione per polinomi di quarto grado, però qui si osserva che, non essendoci i termini di grado dispari, qui per risolvere questo polinomio basta risolvere due polinomi di secondo grado. Come si fa? Allora effettua una sostituzione. Intanto proviamo, sostituiamo al posto di z quadro v, e quindi il polinomio diventa un polinomio di secondo grado. Questo non vuol dire che uno può cambiare con una sostituzione il grado di un polinomio, ma questo vuol dire che devi prima risolvere questa, trovi i possibili valori di w, poi siccome qui l'incognita è z, poi ti servirà ancora risolvere, diciamo, qui adesso verrà fuori quando risolveremo questo, un numero complesso, poi dovrei risolvere anche l'equazione z quadro uguale a questo numero complesso, e questa l'abbiamo vista. Allora, proviamo un attimo questo. Allora, facciamo con la formula delle equazioni di secondo grado che ho scritto lì sopra. Allora, W 1, 2, allora meno B, quindi meno 1 più 2I più o meno radice, allora qui devo mettere 1 meno 2I al quadrato meno 4C, quindi più 8I fratto 2. Allora, svolgiamo prima quello che c'è sotto, svolgiamo prima il delta, perché a parte un conto con numeri complessi c'è anche un'estrazione della radice quadrata, quindi facciamo a parte il calcolo di delta, era 1 meno 2i al quadrato più 8i. Allora, qui lo svolgiamo, qui non occorre fare nessuna trasformazione, si tratta solo di fare un quadrato, quindi possiamo usare le coordinate cartesiane, quindi viene il quadrato del primo, poi il quadrato di meno 2i, e poi diciamo il 2 volte il prodotto, meno 4i, più 8i. Ok? Non sarebbe meno 4. Come dici, scusa? Quadrato... Ah, qui c'è un quadrato, sì. Quindi il quadrato del primo, il quadrato del secondo, accetto il primo prodotto e poi più 8i. Quindi qui avete 1. Allora, qui diciamo dovete fare attenti a non confondere. Comunque, diciamo, è meno 2 al quadrato che fa 4, e al quadrato che fa meno 1, quindi meno 4. E poi c'è meno 4, cioè c'è più 4i. Quindi viene meno 3 più 4. Okay. Allora, adesso di questo numero dobbiamo trovare le radici quadrate.
Bene? Allora, adesso qui in realtà si può fare in vari modi questa, anzi addirittura altri due modi rispetto a quello che c'è scritto sulle dispense. Allora, quando dobbiamo fare appunto la radice quadrata, abbiamo detto che dovremmo trasformare in coordinate, diciamo, in forma esponenziale. Però qui, diciamo, nel momento in cui proviamo a farlo, in realtà non è così semplice calcolare teta, o meglio, cioè teta si può calcolare, però non è uno dei soliti angoli, va bene? Il modulo quanto verrebbe? Verrebbe meno 3 al quadrato, quindi 9, più 4 al quadrato, cioè 16, 9 e 16, 25, e quindi 5. Quindi vi verrebbe 5 per la i teta, e teta non sapete dirlo esplicitamente quanto vale, va bene? Anche se facendo, applicando le formule che vi ho detto, almeno un'approssimazione numerica di questo angolo lo potreste anche fare. Ma in realtà non è necessario sapere quanto vale teta, perché noi non interessa questo, interessano W1 e 2, va bene? E siccome di questo noi dovremmo trovare, diciamo, le radici quadrate, nel momento in cui facciamo le radici quadrate dovremmo ottenere due valori, e questi due valori devono essere opposti, e questi due valori opposti quanto saranno? Saranno radice di 5 per e alla i teta mezzi, bene? Perché dovremmo dividere per 2 l'angolo. E, diciamo, conoscendo il seno di teta e il coseno di teta, si possono anche calcolare il seno di teta mezzi e il coseno di teta mezzi, però bisogna ricordarsi le formule di bisezione. In trigonometria ci sono delle formule che vi permettono, se sapete il seno e il coseno di un angolo, di calcolare anche il seno e il coseno della metà dell'angolo. Le formule sono sulle dispense. Se uno si rifiuta, va bene, diciamo, di ricordarsi queste formule, bene, c'è la possibilità di cavarsela altrimenti. Allora, come si fa? Allora, ritorniamo un attimo qui. Allora, cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare le radici quadrate di questo numero, va bene? Allora, cosa dobbiamo fare? Calcolare la radice quadrata vuol dire trovare un numero che elevato al quadrato dia questo. Allora, quindi cosa facciamo? Allora, cerchiamo questi numeri. Allora, io non so quanto valgono questi numeri, quindi uso un termine generico per il numero complesso che voglio trovare in forma cartesiana, quindi x e y non le so, però so che questo al quadrato deve fare meno 3 più 4i, va bene? E cerco x e y, va bene? Allora, questo al quadrato quanto viene? Viene x quadro meno y quadro più 2i xy, e questo deve essere uguale a meno 3 più 4i, va bene? Adesso, due numeri complessi, in forma cartesiana, qui è più semplice, sono uguali quando la loro parte reale è uguale alla loro parte immaginaria è uguale. Quindi in realtà questo corrisponde al sistema x quadro meno y quadro uguale a meno 3, e poi anche xy direi uguale a 2. Bene? Ok? Allora, a questo punto uno risolve questo. Allora, cosa deve fare? Beh, diciamo, deve trovare x e y, può intanto sostituire y qui dentro, y uguale a 2 su x, lo sostituisce qui dentro, viene x quadro meno 2 su x al quadrato uguale a meno 3, e adesso risolve questa. Allora, svolgo qui sotto, già moltiplicando tutto per x quadro, quindi viene x alla quarta, poi verrà, dovrò moltiplicare per x quadro, quindi qua verrà un meno 3x quadro, che portato dall'altra parte verrà più 3x quadro, e poi c'è ancora un meno 4, bene? Ok, allora vediamo un po'. Allora, adesso cerchiamo x1, x2. Allora viene meno 3 più o meno di quadro meno 4c, quindi più 16 fratto 2, e quindi abbiamo meno 3 più 5 fa 2, diviso 2 fa 1, e meno 3 meno 5, quindi meno 8, diviso 2 fa meno 4. Allora
Ok? Questo è x quadro, perché è x alla quarta più 3x quadro. Oh, allora adesso bisogna tenere bene presente che cosa stiamo facendo. Allora, qui stiamo cercando un numero complesso, va bene? Per cercare un numero complesso abbiamo cercato x e y, dobbiamo cercare x e y reali. X e y appartengono ad R. Quando adesso risolviamo qui, qui abbiamo due valori, 1 e meno 4. Allora, l'equazione che ho scritto qui non è più sui numeri complessi, è sui numeri reali, va bene? E quindi qui abbiamo trovato che questo quadrato deve essere uguale o a 1 o a meno 4. Adesso questa soluzione qua, negativa, va scartata. Perché va scartata? Un numero reale al quadrato non è mai uguale a meno 4, va bene? Se questo fosse un numero complesso, sì, ma ormai mi sono, ho tradotto tutto il problema su R, quindi questa soluzione qui la devo buttare, va bene? E quindi ottengo solo 1, è benissimo, allora vuol dire che x uguale a 1 e scusate, x quadro uguale a 1, x quadro uguale a 1, quindi x uguale a 1 oppure a meno 1 e y1 sarà uguale a 2, y2 sarà uguale a meno 2, bene? E quindi i due numeri che elevate al quadrato, quindi le radici quadrate di questo numero, sono esattamente più e meno 1 più 2i. Bene? Chiaro? Sulle, diciamo, sulle dispense è spiegato diversamente con il seno e il coseno di teta mezzi. Forse, diciamo, ancora più semplice di questo procedimento, che comunque è abbastanza generale, in questo caso particolare sarebbe stato osservare che cosa? Questo vedete, quando uno fa i conti, diciamo, man mano che raggruppa le cose distrugge delle informazioni che magari possono essere utili. Per esempio, qui quando abbiamo aggiunto 8i, se ci pensavamo un attimo e scrivevamo questo ancora in questa forma, che cosa era successo? Il doppio prodotto prima era meno 4i. Adesso dopo il prodotto è più 4i. E quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che qui posso anche scrivere così, è la stessa identica cosa. E questo qui cos'è? È uno sviluppo di un altro quadrato, non è esattamente questo, che è lo sviluppo di questo quadrato, ma lo sviluppo di questo quadrato è semplicemente 1 più 2i. No? Questo qui è lo sviluppo di 1 più 2i al quadrato. E quindi una delle soluzioni la trovavamo subito, poi sappiamo che l'altra è opposta e quindi Riotteniamo le radici quadrate del delta che stavamo cercando. Bene? Però questo è un po' particolare, in questo esercizio accade questo, che magari uno riesce a intravederlo. Comunque il metodo più generale per fare il conto è questo. Allora torniamo un attimo qui. Allora, sì? Cioè? Come? Cioè che 1 meno 2 era la somma meno 2i era il prodotto. Beh, sì, se diciamo, io in realtà non, allora tu stai parlando già delle soluzioni di W che non abbiamo ancora fatto. Questo qui è solamente il delta, bene? Quindi non so come fai a vedere direttamente, diciamo, le radici del delta da qui, però certo, diciamo, le soluzioni, insomma, quella era uguale a z quadro più 1 e moltiplicava z quadro meno 2i. No, non penso. No, adesso non mi viene in mente come direttamente da qui tu posso vedere. Perché non abbiamo ancora tirate fuori le soluzioni, queste sono solo le radici del delta, dobbiamo vedere da qua. Allora adesso mettiamo dentro sta roba. Allora, tutto questo era solo per trovare le radici quadrate del delta, che però è l'unica operazione complicata. E adesso vediamo un po' che cosa succede. Guarda, dovete fare meno confusione. Allora, quando facciamo, adesso vediamo le soluzioni che vengono fuori e poi le verifichiamo come dici tu, ma non so se è questo di facile vedere la dopo. Comunque, allora, quando facciamo la somma, l'1 e l'1 vanno via, quindi avete più 2i più 2i fa 4i diviso 2, 2i. E sotto invece abbiamo, quando facciamo la sottrazione, abbiamo meno 1. Bene? Allora, quindi quello che dicevi tu è,
se tu da qua riesci a vedere, non è neanche così difficile, che vedendo, da qui ecco anzi, che, il che dobbiamo trovare due numeri il cui prodotto sia meno 2i, il cui opposto della somma sia 1 meno 2i, beh, i due numeri sono proprio meno 1 e 2i, va bene? Quindi qui magari era semplice, come dici tu, vederlo, perché i due numeri erano separati, uno era reale e l'altro era complesso. Nel caso più complicato magari non si riesce a vedere. Comunque, quindi uno anche da qui poteva intuire che le soluzioni erano 2i e meno 1, basta che può anche non spiegare come le ha trovate, però deve dire sono esattamente quelle le soluzioni, perché il prodotto è questo e l'opposto della somma è questo. Va bene, allora queste sono le soluzioni però di questa equazione qua. Quindi abbiamo fatto vedere almeno tre modi diversi come uno poteva trovare queste soluzioni. Siete riusciti a copiare? Cosa c'è? Vi vedo agitato. Sì. Perché si chiede l'opposto della somma? Per solito è la somma. Di solito lo posso. Questo lo vedi perché quando tu facessi il prodotto di questo e lo svolgi, troverai questo per questo fa più z1 z2 e sarà questo, quindi questo è proprio il prodotto. Ma quando fai invece i termini di primo grado viene meno z1 meno z2, quindi l'opposto della somma. L'opposto della somma delle soluzioni. Allora, adesso cosa manca ancora da vedere? Allora, ci manca da risolvere W quadro uguale a 2i e poi dobbiamo ancora risolvere W quadro uguale a meno 1. Allora, W quadro a meno 1, insomma, abbiamo parlato di numeri complessi, qui le... sì? Ah, sì, sì, grazie. Esatto, sì, era W uguale z quadro. Allora, z quadro uguale a meno 1, quindi qui le soluzioni sono z1 uguale a i e z2 uguale a meno i. Queste, diciamo, subito. E queste qui, diciamo, qui possiamo fare un disegno e ricavarcele senza fare troppi calcoli. Dobbiamo trovare le radici quadrate di 2i. Allora 2i sta, mettiamo che 2i sia qui. Allora devono essere due valori opposti. L'angolo deve essere la metà di 90 gradi, quindi sarà 45 gradi, eh? E la distanza d'origine qui è 2, e quindi qui deve essere la radice di 2. Questa è una soluzione, l'altra è quello che avete all'opposto, eh? E quindi è abbastanza facile vedere che questo è, allora vediamo un po', 1 più i, è proprio 1 più i, bene? Anzi, se fate 1 più i, va bene? Che sarebbe radice di 2 per e alla i di greco quarti, questo qui sarebbe radice di 2, 1 su radice di 2 più i su 1 su 2. Quando svolgete trovate 1. L'altro è quello opposto, quindi meno 1 più i. Quindi qui le soluzioni, le altre due sono z3 uguale a 1 più i, z4 uguale a meno 1 più i. Bene? Quindi questa è un polinomio di quarto grado, abbiamo trovato quattro soluzioni, sono quattro soluzioni distinte, quindi tutte quante hanno molteplicità 1. Allora, proviamo a fare un altro esercizio. È ancora un esercizio che ha a che fare con un polinomio. Allora dovete intanto trovare le soluzioni e poi richiede di fare un calcolo con queste soluzioni, cioè di trovare
cosa chiede qua? Il perimetro e l'area della figura che ottenete come vertici delle soluzioni di questi punti. Bene? Allora, quindi qui questo è un polinomio di quarto grado, quindi uno si aspetta 4 punti, può darsi che due coincidano, quindi però almeno 4 punti, disegniamo questi 4 punti e poi calcoliamo l'area e il perimetro. Allora, per risolvere, diciamo, un prodotto uguale a 0, si guarda quando il primo fattore è uguale a 0 e quando il secondo fattore è uguale a 0. Allora, questo lo potete fare semplicemente applicando la formula, e lì non ci sono problemi perché, essendo numeri reali, i coefficienti sono tutti numeri reali, quello che otterrete è un numero anche eventualmente complesso, ma saranno due soluzioni complesse e coniugate, va bene? E non ci sarà il problema che abbiamo avuto qui, dove, diciamo, delta era un numero complesso, va bene? Qui quando farete il delta, siccome tutti i coefficienti sono reali, verrà reale, e quindi non ci sono le complicazioni che abbiamo avuto qui. Quando svolgete i conti, trovate che, allora, le soluzioni di questo sono 1 più meno 3i, e quando fate invece le soluzioni di questo viene 3 più meno 2i. Bene? Ok, applicando la formula che abbiamo detto. Allora, una volta che avete fatto questo, disegniamo nel piano complesso i punti e poi calcoliamo l'area del perimetro. Sono due numeri complessi coniugati, sono tutti e due con la x maggiore di 0. Allora 1, poi c'è 3, meno 3. Allora, questi qua sono questi primi due, poi c'è 3 più meno 2i, quindi 3. Allora, vollalo. Zitto. Almeno quelli in prima fila dovrebbero fare silenzio, almeno qui, a scalare. Allora, 3 più meno 2i, allora qui dobbiamo aggiungere 2i meno 2i, sono questi punti. Quindi quando unite, che cosa ottenete? Ottenete un trapezio, va bene? Allora, per calcolare l'area del perimetro, l'area del trapezio e il perimetro del trapezio, basta, diciamo, individuare alcune distanze. Quindi l'esercizio non è tanto... Ti ricordi l'area del trapezio? Si spera che uno la sappia, E poi, diciamo, in realtà, diciamo, l'esercizio è ancora sui numeri complessi, perché uno deve individuare, non so, l'altezza quanto vale. Allora, se questa è la base minore e questa è la base maggiore, dovrebbe calcolare questo. Allora, diamo dei nomi a questi punti, così impostiamo. Allora, per esempio, questa altezza qua, H, come la potremmo esprimere? Allora, potremmo fare, se volete, diciamo, potremmo fare la parte reale di Z3 meno Z1. Z3 meno Z1, quando fate la differenza, è qualcosa che, che ha a che fare, diciamo, con il segmento che unisce Z3 e Z1. Quando prendete la parte reale, è come se uno prendesse questo segmento e facesse la proiezione sull'asse delle x, va bene? Quindi questa qui vi viene l'altezza. Poi, vabbè, la base, questa base qui, la base maggiore, quindi questa è H, la base maggiore la potete anche calcolare facendo il modulo di Z1 meno Z2. Questo si vede anche ad occhio, perché, insomma, la parte reale è la stessa, quando fate la sottrazione scompare, quindi, diciamo, solo sulla parte immaginaria, e sono 3 più 3, 6. Poi la base minore la potete anche calcolare facendo Z3 meno Z4. Ovviamente, essendo un modulo, è indifferente se fate Z3 meno Z4 o viceversa, quando fate, prendete la distanza. Facciamo questo calcolo, quindi viene meno 2, e poi c'è 3i meno 2i, quindi più i. Dobbiamo fare il modulo di questo. Allora, il modulo di questo vuol dire che devo fare le coordinate al quadrato, quindi 4. Meno 2 al quadrato fa 4, 1 al quadrato fa 1, quindi alle 5. Attenti, quando fate
il modulo a prendere la parte immaginaria del numero che non è i, la parte immaginaria è il coefficiente che moltiplica i, quindi 1. Quindi quando fate il calcolo non mettete qui meno 1, ma mettete più 1. Quindi viene radice di 5, quindi questa distanza qui è radice di 5, quindi potete agevolmente a questo punto calcolare sia il perimetro, abbiamo tutte le misure dei lati, e sia l'area. Ci sono domande? 9. Allora, esercizio 9 dice di risolvere un'equazione nei numeri complessi. E quasi sempre, diciamo, cioè quasi sempre, può essere richiesto una volta che uno ha risolto di disegnare nel piano complesso l'insieme delle soluzioni, quindi non solo fare il conto, ma interpretare geometricamente che cosa sono i numeri che uno ricava. Allora, attenzione, qui diciamo, questo non è un polinomio, va bene? Questo non è un polinomio perché anche se compaiono dei prodotti e delle somme, c'è anche l'operazione di coniugio, cioè il coniugato qua. E quindi questo fa sì che, non essendo un polinomio, non possiamo applicare il teorema fondamentale dell'algebra che abbiamo visto prima, quindi qui, anche se uno a occhio, non so, vedrebbe che il grado sembra essere 3, e quindi uno si aspetterebbe solo 3 punti, in realtà non può dirlo perché questo non è un polinomio, quindi non è detto che vengano fuori solo 3 punti, anzi in generale potrebbero venirne di più o di meno, anzi potrebbero venirne anche infiniti. Allora, proviamo a fare il calcolo. Allora, come si può fare? Allora, qui fate il prodotto. Allora, dovete ricordarvi che z per z coniugato è modulo di z al quadrato. Bene? Quindi quando fate questo prodotto qui, viene z che moltiplica modulo di z, poi qui c'è un più 2z quadro, poi dall'altra parte c'è 2z quadro più 2z. Allora, anche se abbiamo a che fare con numeri complessi, certe cose si possono continuare a fare. Allora, per esempio, questa cosa qui la possiamo semplificare. E cosa ci rimane? Allora, ci rimane che questo deve essere uguale a questo, non fate ulteriore semplificazione perché sennò rischiate di perdere le soluzioni. Questa semplificazione qui va bene, ma adesso che abbiamo ottenuto questo, se continuate a semplificare, ma un altro tipo di semplificazione, cioè qui è un addendo che sta da una parte o dall'altra e che va via, qui se semplificate per z voi togliete un fattore, non è lo stesso tipo di semplificazione che c'è qui. Se togliete un fattore togliete delle soluzioni, quindi volete semplificare, allora se volete semplificare togliere questo, accanto dovete scrivere z uguale a 0, cioè che z uguale a 0 è una soluzione e se z è diverso da 0 l'equazione diventa questa, eh? Quindi prima di semplificare per un fattore ponete quel fattore uguale a 0 e quella è una cosa ancora da risolvere che in realtà è già risolta perché z uguale a 0. Se z è diverso da 0 continuiamo e semplifichiamo, possiamo semplificare e continuiamo la risoluzione. Molto importante non dimenticarsi questo perché se no trovate solo una parte della soluzione. Allora, quindi una soluzione è z uguale a 0, quindi un punto l'origine. Poi rimane z quadro uguale a 2, modulo di z quadro uguale a 2. Allora, qui diciamo non occorre continuare, ma basta interpretare questo risultato. Allora, innanzitutto qui, volendo, possiamo fare un'ulteriore semplificazione e scrivere modulo di z uguale a radice di 2, va bene? Non più o meno radice di 2, perché nel caso in cui questo sia meno radice di 2 questo non ha soluzione. Allora facciamo così, ci sono due cose, o questo o questo. Questo ha come insieme soluzione insieme vuoto, perché? Perché il modulo è la distanza all'origine, la distanza è una cosa maggiore o uguale di 0, non può essere uguale a meno radice di 2, quindi quando un'equazione non ha soluzione l'insieme di soluzioni è un insieme vuoto. Bene. Questa invece ha soluzione, anzi ha infinite soluzioni. Quali sono queste soluzioni? Sono tutti i punti che hanno distanza radice di 2 dall'origine, quindi è una circonferenza.
quindi è una circonferenza di raggio radice di 2. Quindi le soluzioni sono z uguale a 0, cioè il punto questo qua, unito a un altro insieme che è la circonferenza di raggio radice di 2, va bene, centrata nell'origine. Quindi l'insieme delle soluzioni, quindi questa equazione ha infinite soluzioni, e l'insieme delle soluzioni sono infiniti punti, l'origine più tutta la circonferenza centrata in 0 di raggio radice di 2. Bene? Quindi, anzi, in generale, se trovate, diciamo, questa roba qui, questa equazione qui, z0 mettiamo che sia un punto dato, va bene? R è un numero reale dato maggiore o uguale di 0. Questo rappresenta una circonferenza di centro z0 e raggio R. Bene? Perché? Perché sono tutti punti al variabile di z, no? E sono tutti punti che hanno, che hanno distanza R da z0. Quindi questa roba qui, che è un caso particolare di questo, è una circonferenza. Questo è z0, raggio R. Circonferenza quindi vuol dire solo i punti che stanno sul bordo, va bene? Se questa cosa è scritta così, è vero che non si possono fare disuguaglianze con numeri complessi, ma questa è una disuguaglianza tra numeri reali, eh? Allora, questo significa la parte interna della circonferenza, eh? Se invece mettete maggiore o uguale, vuol dire la parte interna è il bordo, va bene? Quindi con i numeri complessi è abbastanza semplice individuare una circonferenza. Vi ricordo che con le coordinate cartesiane invece è un po' più complicato. Andiamo a fare questo. Allora, dobbiamo fare qui il massimo, dobbiamo calcolare il massimo parte reale di W, W cubo uguale a 8. Bene, allora, come si interpreta questo esercizio? Allora, basta leggere quello che c'è scritto e interpretarlo correttamente. Allora, questo è un insieme, bene? È un insieme di numeri complessi? No, è un insieme di numeri reali, perché sono le parti reali di un numero complesso W, bene? Non di tutti i numeri complessi, ma dei numeri complessi W che risolvono questa equazione qua. Quindi in realtà, siccome questa equazione qui è del tipo, appunto, è un polinomio di terzo grado, questa ha tre soluzioni, bene? Quindi sono tre punti, e di questi tre punti si prende la parte reale, bene? E bisogna prendere la più grande, il massimo, bene? Quindi qui non c'è da calcolare nessuna derivata, è il massimo tra tre numeri reali, va bene? Bisogna però trovarli questi numeri reali, poi calcolare il più grande. Allora, quindi cosa bisogna fare? Allora, intanto troviamo W. Allora, per trovare W dobbiamo risolvere questa equazione qua. Allora, per risolvere questa equazione qui, allora dobbiamo mettere la i in forma esponenziale, quindi i pi greco mezzi, e poi per trovare le soluzioni dobbiamo ricordarci come si faceva. Allora, w z, allora facciamo in generale w k sarà la radice cubica di 8 per e alla pi mezzi. Allora, più mezzi va diviso per 3, più 2k pi greco diviso 3. Quindi questo è tutto quanto moltiplicato per i con k, 0, 1 e 2. Sono tre numeri, la distanza d'origine è 2, quindi qui è 2. E qui se svolgiamo il calcolo cos'è? E alla i moltiplica che cosa? Pi greco mezzi devo dividere per 3, quindi pi greco sesti, più sto qua, 2k pi greco.
Bene? Allora, adesso però ci servono le parti reali, quindi bisogna scrivere questi numeri in forma cartesiana. Allora, cominciamo col primo, W0. Allora, W0 è 2 per E alla I pi greco sesti. Come si fa a scrivere in forma cartesiana? Allora, si prende il 2, poi qua si fa coseno di pi greco sesti più I seno di pi greco sesti. Allora, pi greco sesti è 180 diviso 6, quindi 30 gradi, e quindi siccome è 30 gradi, questo sarà radice di 3 mezzi, e invece il seno è più I per un mezzo. Quindi il numero complesso che viene fuori è radice di 3 più I. Bene? Ok. Adesso potrei anche calcolare gli altri, va bene? Però tutto sommato questa informazione qui basta, perché per calcolare questi, diciamo, numeri complessi dobbiamo solo sapere la posizione di un vertice, poi il resto lo sappiamo che sta su un triangolo equilatero. Allora vediamo un po'. Allora, W0 è raggio distanza 2 e angolo pi greco sesti. Quindi è 30 gradi qua. Sì. Allora, poi gli altri dove staranno? Allora, allora, qui dobbiamo individuare un triangolo equilatero, va bene? Allora, diciamo, l'altro angolo di qua sarà, diciamo, a 120 gradi di distanza da questo, quindi sarà 150. 150 sta qua. Quindi W0 è questo, W1 è questo, e W2 cosa me sarà? Allora, posso anche fare 30 e poi andare 120 di qua, quindi 90. Beh, d'altro canto, diciamo, guardando qui, uno forse poteva accorgersi già immediatamente che una delle radici doveva essere per forza meno 2i. Infatti, se prendete meno 2i elevata al cubo, ottenete proprio 8i. Comunque, uno fa il procedimento, trova questi tre punti, va bene? Adesso dovrebbe prendere la parte reale più grande possibile. Allora, questa sarà questa parte, quindi avrà una parte reale che è uguale a questa, ma è opposta, comunque è negativa, va bene? Questa parte reale è 0, quindi l'unica parte reale, diciamo, tra le tre, la più grande possibile, cioè il numero che sta più da questa parte, è questo. E questo qui abbiamo detto che è radice di 3, e quindi il massimo di tutte queste parti reali è proprio uguale a radice di 3. Bene? Se avesse chiesto il minimo sarebbe stato meno radice di 3, perché appunto era questo. Bene? Chiaro? No, proviamo a fare questo. Allora, anche questa è un'equazione su numeri complessi. Quindi quando avete... Questo è il modulo al quadrato. Parte immaginaria. Attenzione che questo è uguale a questo. Per il modulo, il modulo di un prodotto è uguale al prodotto dei moduli. Quindi è indifferente se fare prima il quadrato e poi dare il modulo. Allora, quando avete un'equazione, quindi quello che vi conviene fare è spesso tradurlo in termini reali. Quindi per fare questa traduzione scrivete z uguale a x più y. Non è che questo funziona proprio sempre, però è un primo tentativo da fare. Allora, x più y, allora dobbiamo fare il quadrato. Allora, il quadrato è, diciamo, il quadrato di questo è x quadro meno y quadro più 2ixy, abbiamo visto prima. Invece questo qui, il modulo al quadrato,
questo possiamo farlo, fare prima il modulo di z poi elevare al quadrato, questo è proprio uguale a x quadro più y quadro. Bene? Ok? Allora, adesso mettiamo dentro e vediamo un po' che cosa succede. Allora, dobbiamo parlare della parte immaginaria di z quadro. La parte immaginaria di z quadro, scriviamolo qui, parte immaginaria di z quadro è quello che moltiplica i. I non dovete prenderlo. Quindi è 2xy. Allora, quindi l'equazione cosa diventa? L'equazione diventa 2xy uguale a x quadro più y quadro. Allora, come si fa questa? Com'è? Si trova. È là. Si trova. X meno y quadrato. Bravo. Allora, qui non bisogna fare nessun conto, va bene, particolare. Bisogna riconoscere un quadrato. Cioè la via più breve è questa, che poi uno può anche complicarsi la vita, ma scriviamolo così: x quadro più y quadro meno 2xy uguale a 0, e questo è x meno y al quadrato uguale a 0. Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire, diciamo, che le soluzioni sono y uguale a x, e quel quadrato vorrebbe dire che ciascun punto che sta su questa retta ha molteplicità 2, va bene? Però in realtà l'esercizio chiedeva di trovare le soluzioni, non discutere la molteplicità. Comunque, le soluzioni sono tutti i punti che stanno sulla retta y uguale a x, quindi è una cosa... questa qui. Bene? Quindi tutti questi punti qua. Ok. Sì, poi vediamo questo. Allora, prendiamo questo insieme. Zeta alla quarta uguale a 1, e doppio alla quarta uguale a meno 4. Allora, che cosa bisogna fare di questo insieme? Calcolare, allora, diciamo che questo è un insieme A, calcolare il massimo di A e il minimo di A. Allora, intanto cerchiamo di capire bene come è fatto questo insieme, perché è un po' diverso da quello di prima. Allora, qui ci sono però due numeri, non ce n'è uno solo, cioè Z e W. Allora, di questi due numeri si calcola il modulo della differenza. Che cos'è geometricamente questa cosa? È la distanza tra i due punti, Z e W. Quindi si tratta di calcolare il massimo della distanza tra possibili distanze e il minimo tra possibili distanze. Questi punti qua, però, che cosa dobbiamo verificare? Allora, il primo, Z, deve risolvere questa equazione qua. E questa ha quattro soluzioni, va bene? Anzi, possiamo già dire che sono i vertici di un quadrato. E questa invece è un'altra equazione di quarto grado, e anche questa ha quattro soluzioni distinte che sono i vertici di un quadrato. Quindi si tratta di diciamo, disegnare questi punti e poi prendere la distanza più grande e la distanza più piccola, che si vede a occhio, non bisogna fare nessun calcolo particolare. Poi quando lo devi calcolare esplicitamente, che hai scelto i due punti che stanno a più grande distanza, fai il calcolo effettivamente. Allora, quindi la prima cosa da fare è disegnare questi punti. Allora, per disegnare questi punti si procede in maniera standard, va bene? Cioè bisogna risolvere z alla quarta uguale a 1, anzi spesso queste equazioni sono state già viste esplicitamente, quindi non è che bisogna fare... Allora, z alla quarta uguale a 1, bene? Allora, uno applica il procedimento che uno ha visto in generale, oppure... che cosa si accorge? Beh, allora, una soluzione è senz'altro z uguale a 1, no? 1 risolve, anche meno 1 risolve. E poi uno completa il quadrato. Allora, facciamo un disegno.
allora questa è una circonferenza di raggio 1, quindi una soluzione z uguale a 1, questa, e poi tutte le altre dove stanno? Beh, allora automaticamente deve esserci una anche qui, una anche qui e una anche qui, alla stessa distanza d'origine e a distanza angolare di 90 gradi, no? 90, 90, 90. Allora, questa è una, poi c'è W alla quarta uguale a meno 4. Allora, per adesso facciamola su un diagramma separato, poi dobbiamo metterli insieme. Allora, W alla quarta uguale a meno 4. Allora, vediamo un po', facciamo un po' il disegno. Allora, questa circonferenza che faccio, diciamo, può cambiare raggio, non è sempre la circonferenza di raggio 1. Di solito è la circonferenza che contiene le soluzioni, va bene? Allora, intanto vediamo che raggio deve avere questa circonferenza. Il raggio di questa circonferenza, questo qui, se volete, in forma esponenziale 4 che moltiplica e alla i di greco, che, diciamo, il modulo è 4, no? Il modulo di meno 4 è 4. Meno 4 sta qui. L'angolo quindi che forma è pi greco, bene, quindi è 4 per e alla i pi greco. Quindi come faccio a individuare le radici quarte? Allora basta che stai a distanza radice quarta di 4, quindi radice quarta di 4 che è la radice quadrata di 2, quindi stai a distanza radice di 2, e poi che angoli devo prendere? Beh, il primo angolo deve essere pi greco diviso 4, quindi 45 gradi. Quindi deve essere, quindi questo è pi greco quarti, e se quello è 45 gradi, tutti gli altri devono essere a distanza angolare di 90 gradi, quindi sarà questo, questo e questo. Quindi basta trovarne una, poi tutte le altre si trovano. Però adesso per sovrapporre questi, allora questi sono, diciamo così, z1, z2, z3 e z4, qui invece sono i w, questi w1, w2, w3. Allora, per calcolare la distanza reciproca dobbiamo metterli sullo stesso diagramma, no? Non è che possiamo fare così. Allora, dunque, quindi quello che ci basterebbe è almeno avere w1 in coordinate cartesiane. Allora scriviamo w1 in coordinate cartesiane, la distanza è radice di 2, abbiamo già visto prima questo. Poi c'è il seno, il coseno è pi greco quarti di 1 sulla radice di 2 più i 1 radice di 2, insomma è 1 più i, bene? È 1 più i. Quindi se questo è 1 più i, questo qua sarà meno 1 più i, questo sarà meno 1 meno i, e questo sarà 1 meno i. Allora, adesso mettiamoli lì sopra. Allora, 1 più i, quindi questo qua, in questo diagramma, è 1 più i, quindi diciamo è questo, questo qua è w. E poi gli altri, insomma, adesso che abbiamo capito, se devono essere i vertici di questo quadrato qua, w2, ovviamente, w3, e w4. Quindi questo è il diagramma che contiene sia i punti Z che i punti W. Quindi questa parte qui dell'esercizio è già stata tradotta in un disegno che dovrà essere utile per calcolare questa distanza. Allora, qual è, quando è che si realizza il massimo della distanza? Mi sapete dire due punti che realizzano il massimo della distanza tra i punti Z e i punti W? W3 e Z2. Allora, per esempio, W3 e Z2. E Z2, ecco, per esempio. Allora, questa distanza qui... non c'è nessun metodo per fare questa cosa, guardate il disegno, confrontate z e w e cercate di individuare la distanza più grande possibile. Questa qui è la distanza più grande possibile, e la distanza più piccola invece, beh, quella è per esempio tra questi due qua. Quindi questa è la minima distanza e questa è la massima distanza. Quindi quanto vale il minimo di A? Allora, il minimo di A, questo si vede direttamente dal disegno, è la distanza tra questi due punti, la distanza tra questi due punti è 1. Manca la distanza tra questi due. Quanto è la distanza tra quei due? Che calcolo devo fare?
radice di 5. Allora devo fare, no? Sì, giustamente radice di 5 viene 1 e un triangolo rettangolo, oppure se volete prendete l'espressione z2 w3 e calcolate il modulo della differenza. Comunque si vede anche a occhio perché viene 1 e 2 e quindi viene radice quadrata di 1 al quadrato più 2 al quadrato, quindi radice di 5. Bene? So. Ecco, proviamo a fare questo adesso. Finiamo da qui. Allora, questo esercizio qui è stato dato l'anno scorso ed è uno di quegli esercizi dove i conti da fare sono una riga, però bisogna un po' pensare, va bene? Allora, il problema qual è? Risolvere questo sistema, bene? Trovare tutte le soluzioni z che risolvono sia questa che questa. Allora, più che fare i conti, bisogna avere chiaro questo concetto che un'equazione tipo z alla n uguale a un qualunque numero complesso, va bene? Questo è un poligono regolare di 10 lati, va bene? 10 vertici, va bene? 10 vertici. Queste sono 5, va bene? Quindi, se devo fare l'intersezione, diciamo, quello che mi aspetto come intersezione potrebbe essere al massimo 5 punti, va bene? Se questi sono 10, questi 5, il massimo intersezione possibile potrebbe essere un numero al massimo 5, potrebbe non esserci anche intersezione, quindi mi aspetto un numero tra 0 e 5, va bene? Però ovviamente solo un discorso così non basta, eh? Intanto così abbiamo delimitato un po' quello che può accadere. Però diciamo... proviamo almeno a vedere se diciamo uno riesce un po' già a prevedere che il calcolo degli angoli potrà essere complicato in questo caso, cioè 10 e 5, va bene? Però intanto una cosa facile da determinare è la distanza che hanno dato origine a questi punti, va bene? Quindi intanto uno inizia a raccogliere un po' di dati sul problema e comincia dalle cose facili da calcolare, anche se all'inizio può non avere idea di come si fa un esercizio, va bene? Perché normalmente se l'esercizio è un minimo interessante, di solito uno fin dall'inizio può anche non sapere quale sarà la strada per risolverlo. Quindi uno comincia a raccogliere un po' di informazioni, comincia dalle cose più semplici da calcolare. Qui gli angoli sono difficili da calcolare, cominciamo intanto dai moduli. Allora proviamo un po' in questo caso qua. Allora, tutto dipende da questo numero complesso qui, devo fare la radice decima, bene, radice decima di che cosa? Del modulo di questo, eh? Allora il modulo di questo quanto guarda? Allora, facciamo prima il modulo di 3 più 8i. 3 più 8i, allora devo fare 9 più 64 e poi devo fare la radice quadrata e quindi mi viene 73, va bene? E già qui uno butta male, no? Non è radice di 25, 36, come dice, piacerebbe, radice di 73, va bene? E quindi quando deve fare diciamo, il modulo di questi, deve fare la radice decima della radice di 73, non so, tipo, radice ventesima di 73, va bene? Sentito un parcheggio, sì. Devo fare la radice decima la radice quadrata, la radice quadrata, no? La radice ventesima. Questo qua è il modulo. Dei punti. Se avete problemi sulla radice ventesima è meglio che risvegliatevi. Allora, bene? Allora, poi questo. Allora, adesso facciamo questo. Allora, devo fare il modulo di 8 meno 3i. Allora, i conti sono gli stessi, però questo già vi deve mettere in guardia. Questa è una coincidenza che potrebbe essere interessante. Allora, radice di 73. Qui devo fare la radice quinta di radice di 73, quindi devo elevare alla un mezzo e poi alla un quinto, quindi alla un decimo, quindi radice decima. Ecco, allora se la radice ventesima non mi piace, che già ho visto delle facce
sconvolte, siamo alla un ventesimo, chissà, magari così, no, un po' meglio. Bene, allora a questo punto l'esercizio è finito. Perché? Perché questi punti qua, questo è il modulo dei punti z alla quinta uguale a 8 meno 3. Allora io dovevo cercare l'intersezione, dovevo trovare delle soluzioni in comune, dovevo trovare dei punti in comune tra questi, ma non ci sono questi punti. Perché? Perché anche se non so dire l'angolo, questi punti qua stanno su questa circonferenza. Non mi interessa sapere quanto fa, è un numero, il numero è questo, va bene? E poi l'altra circonferenza è questa. Allora, per essere sicuri che non ci sono punti in comune, basta essere sicuri che questi due numeri siano diversi, non occorre calcolarli. E questi due numeri sono diversi, va bene? Quindi questo è diverso da questo, questi sono due numeri diversi, bene? Se sono due numeri diversi vuol dire che questi 10 punti, questi 5 punti non possono esserci punti in comune, quindi questo sistema non è risolto da nessun punto, quindi l'insieme delle soluzioni è l'insieme vuoto, bene? Vuoto. Avete capito? Allora facciamone ancora uno, poi basta. Allora proviamo un po' a fare questo. Allora, come possiamo fare questo esercizio qua? Allora, qui potremmo avere varie strade. Allora, la prima strada sarebbe quella di provare a sostituire z uguale a x più y. Bene, provare a fare i conti e vedere cosa viene fuori. Allora, proviamo a fare così, vediamo un po' se torna. Allora, attenzione, è una disuguaglianza dove z è un numero complesso, però per poter imporre la disuguaglianza questi numeri complessi vanno... questi numeri complessi va estratta o la parte reale o la parte immaginaria, insomma la disuguaglianza poi alla fine è tra numeri reali, no? Devo prendere questo numero complesso, fare la parte reale, poi devo fare la parte reale dei singoli numeri complessi, quindi questi qui sono tutti numeri reali e per quelli posso chiedere di risolvere la disuguaglianza. Allora facciamo intanto z meno 1 per z. Allora, facciamo intanto la parte reale di questo, va? Allora, parte reale di questo, se z è uguale a x più y, quanto è uguale? Dovrei mettere qui dentro x più y meno 1, quindi x meno 1. Poi devo fare la parte reale di z meno 2y. Anche questo è semplice, devo mettere x più y meno 2y. La parte reale di questo numero è x, no? Quindi questo viene x. Quindi questo qui è x e questo qua è x meno 1. Allora, poi devo fare il prodotto tra z meno 1. Ah, attenzione! Non vale in generale che la parte reale di un prodotto sia uguale al prodotto delle parti reali. Va bene? È vero per il modulo sì. Quando avete il modulo di un prodotto, questo è uguale al prodotto di modulo. Ma per la parte reale questa proprietà non vale, bene? Quindi non è che questo è automaticamente uguale a questo. Allora, facciamo questo, cos'è? Z meno 1 per z meno 2i. Facciamo prima questo prodotto. Allora viene z quadro meno z meno 2i. Z e poi c'è più 2i. Poi di questo devo fare la parte reale, va bene? Allora facciamolo subito perché questo ci permette di buttare via subito delle cose. Allora, cosa possiamo buttare via immediatamente? Allora, per esempio questa 2i qui
possiamo buttarlo via. Questo non è detto, perché quando moltiplichiamo dobbiamo ancora moltiplicare per x più y. Allora, quello che vale per la proprietà reale, per la parte reale, è che la parte reale di una somma è uguale alla somma delle parti reali. Questo è vero, perché è un'applicazione lineare. Quindi parte reale di z quadro meno parte reale di z, poi meno parte reale di 2iz. Va bene, posso fare le singole parti reali, posso anche, diciamo, è lineare, quindi posso anche portare fuori i fattori che moltiplicano. Ok, adesso facciamo il conto. Allora, la parte reale di z quadro l'abbiamo vista parecchie volte prima, sarebbe x quadro meno y quadro. La parte reale di z è x, la parte reale meno due volte la parte reale di z, questo lo facciamo un attimo. Allora, z, quando moltiplico z, z è x più y, quindi verrebbe x meno y. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori x quadro meno y quadro meno x, la parte reale di questo è meno y, quindi viene più 2y. Bene? Allora, quindi la disequazione tradotta è questa, l'avevamo trovato, quindi questo pezzo qui, abbiamo fatto tutto il conto qua, è esattamente x quadro meno y quadro meno x più 2y. Quindi la prima parte del calcolo è semplicemente sostituisci z uguale x più y e fai il calcolo, non c'è niente di complicato. Quindi adesso devo risolvere questa disuguaglianza qui. Questa disuguaglianza qui ormai è una disuguaglianza sui numeri reali, e quindi è una disuguaglianza che dovreste saper fare senza aver fatto analisi 1 e 2. X meno 1 per x, quindi questo è x quadro meno x. Ah, ma adesso cosa mi accorgo? Di cosa mi accorgo? O mi accorgo di che cosa? A seconda delle... che x quadro meno x sta anche da sta parte. Ah, questo no, è bellissimo. Sono quelle fortune che capitano una volta nella vita, quindi già sfruttarle. Rimane questa disuguaglianza qui, anzi qui posso anche raccogliere, tutto va bene, tutto sta andando veramente bene. Y 2 meno y maggiore o uguale a 0, fantastico, questa la so fare. 0, 2. Allora, mi chiede quando è maggiore o uguale a 0, ma insomma questa è una parabola così, quindi dentro, cioè, qui è positiva, negativa. Ecco, adesso arrivato a questo punto, visto che abbiamo fatto tutto per bene, quindi y appartiene a 0, 2. Adesso abbiamo fatto tutto questo, dobbiamo disegnare nel piano l'insieme delle soluzioni, no? Perché l'esercizio finisce quando risponde alla domanda che ti viene fatta, non quando lo rifino. Allora, dobbiamo disegnare nel piano i punti che hanno la y uguale a 0, 2. Allora, come è fatto questo insieme? Come è fatto? Insieme y uguale y appartiene a 0,2, no? Qui abbiamo fatto tutto svolto, abbiamo detto y appartiene a 0,2, qual è l'insieme di punti che appartiene a questo intervallo? Come lo devo disegnare? Lo disegno? Allora, un segmento, però c'è un però. Che non è solo questo l'insieme. La x è qualsiasi, questo è importante, perché quando arrivate fino a qua, va bene? Io vi posso anche valutare tutti i conti che avete fatto, ma se poi non sapete interpretare il risultato, insomma, è seccato, va bene? L'insieme dei punti nel piano che soddisfano questa equazione qua, visto che su x non c'è nessuna restrizione, non è solo questo segmento, ma tutti i punti che hanno la y, la x compresa tra 0 e 2, quindi non solo questo, ma tutti questi qua. Quindi l'insieme delle soluzioni è questa striscia, va bene? La striscia che potete anche indicare come R per 0,2.
perché la y appartiene a qui e l'x può appartenere a quale comunque punto di R, quindi l'insieme è questa striscia qui. Va bene, ci vediamo mercoledì. Allora, chi mi aveva chiesto i compiti, venga qui e Ometti e Marchione vengono anche un attimo qui.